Diamo la parola adesso all'onorevole Terrosi, altro nostro riferimento importante a livello appunto parlamentare, che ci racconterà a che punto siamo in Parlamento. Buongiorno a tutti, innanzitutto un caro saluto sia a Vittorio Fagioli che a Roberto Minervini, che non vedevo da tanto tempo. E grazie anche agli organizzatori, insomma, per questa giornata. La prima cosa che voglio dire è che gli interventi che ho sentito sono stati ulteriori nuovi spunti molto interessanti. Mi riferisco in particolare all'intervento del vulcanologo Campano e anche all'intervento del dottor Greco. Ci sono stati veramente degli spunti su cui ragionare e che saranno oggetto di prossimi interventi e atti parlamentari, che ormai stiamo, come diceva giustamente l'onorevole Zaccagnini, oltretutto collega anche di commissione, stiamo portando avanti praticamente quasi dal nostro insediamento presso a poco. Io non ho molto da dire, se non che voglio ribadire assolutamente quello che secondo me hanno detto in maniera chiara e precisa il sindaco di Acquavendente, il sindaco di Orvieto e il consigliere regionale Enrico Panunzi. Cioè, qui si tratta di, l'abbiamo già ridetto tra l'altro il 25 ottobre del 2015 in occasione dell'assemblea dei sindaci ad Orvieto, qui si tratta di una presa di posizione politica e si tratta di capire e di dire il nostro territorio che cosa vuole fare. In realtà non si tratta di dirlo, perché il nostro territorio lo sta dicendo già da tanto tempo, quindi non c'è bisogno c'è bisogno di riaffermarlo evidentemente, appunto per mettere un punto fermo, ma non è che non l'abbiamo mai detto, lo stiamo dicendo da sempre. Lo sviluppo di questo territorio va in un'altra direzione, è andato in un'altra direzione, vogliamo che continui ad andare in un'altra direzione. Qualcuno, non ricordo chi, tempo fa mi ha detto sì, però poi bisogna anche capire che è necessario, non con particolare riferimento diciamo a questa vicenda, ma per voler dire una cosa su poi che in realtà si ricollega. Bisogna poi andare però anche all'introduzione di innovazione, di tecnologia, perché altrimenti lì rimane solo la pastorizia. Questa è stata l'affermazione. La mia controaffermazione è stata che l'innovazione e la tecnologia non serve un impianto geotermico per portarle, serve semplicemente applicare innovazione e tecnologia che pure ci sono nei campi, nelle fattispecie di attività che in questo territorio si stanno già realizzando, per cui questo territorio è già eccellenza, lo abbiamo visto con il signore della Toscana, ma non è che le nostre pianure, l'Alfina o anche il nostro territorio limitrofo sia da meno, nel senso che anche qui abbiamo delle produzioni agroalimentari di qualità, abbiamo agriturismi d'eccellenza, a tutto questo possiamo apportare tutte le innovazioni, tutta la tecnologia, tutto quello che vogliamo per rendere il lavoro meno faticoso, tutto quello che immaginiamo possa significare oggi lavorare nel settore agroalimentare con competenza, professionalità, innovazione, appunto. Non serve appunto un impianto geotermico, sicuramente non un impianto geotermico di questa natura, di questo tipo. Mi ha colpito molto quello che era scritto nella relazione che ha letto, non ricordo il nome, mi scuso, della Sardegna, appunto, dove dice: noi siamo convintamente contrari agli impianti in corso, che non vuol dire che siamo contrari alla geotermia, non vuol dire che siamo contrari alle energie rinnovabili, anche qui poi ammesso che insomma si tratti di questo, eccetera, eccetera. Significa però che siamo contrari a questo tipo di impianti, perché anche per la stessa ammissione del Ministero, che più volte ormai lo ha detto, questo tipo di impianti in realtà dicono di essere in un certo modo e probabilmente se riuscissimo a sperimentarli magari lo capiremmo anche, ma non lo sappiamo se sono in quel modo, cioè non sappiamo se è vero che sono ad emissione zero, se sono completamente privi di possibilità di inquinamento, per il semplice motivo che non esistono impianti di questo tipo che ci dicano questo. Esistono in America forse, ma in California credo ce ne siano alcuni, ma noi non ne abbiamo contezza, non ne abbiamo diciamo la certezza, quindi già questo dovrebbe in qualche modo, no, smorzare. Ora, chiaramente il lavoro parlamentare continua, io sto procedendo con altre interrogazioni sugli aspetti della valutazione della Commissione per la valutazione di impatto,
Ma ci sono anche altre questioni importanti che fanno riferimento alla stessa risoluzione che noi abbiamo approvato, perché noi finora ci siamo molto concentrati, anche io con i miei atti parlamentari, sulle linee guida che sono uscite in realtà, sono uscite il 21 ottobre le linee guida, sono state prodotte, io in realtà devo dire le sto ancora leggendo perché tra l'altro sono anche molto tecniche, quindi non sono riuscita a fare delle valutazioni del caso complete su queste linee guida. Ci siamo concentrati su quell'aspetto lì, saluto Eros Brega che nel frattempo sta entrando, lo faccio io per la presidenza, perché erano l'unico punto della risoluzione che prevedeva una tempistica precisa, perché quelle linee guida, lo voglio ricordare, ahimè, dovevano essere approvate il 15 ottobre 2015. Quindi la scadenza di quelle linee guida era esattamente un anno fa, per cui con un anno di ritardo abbiamo linee guida. Ma ci sono altri punti fondamentali di quella risoluzione che prevedeva ben 15 impegni. Due di questi punti, secondo me, che sono già stati tra l'altro citati stamattina in più di un'occasione, riguardano le fideiussioni di questi eventuali impianti e chiaramente la zonazione. Io nei prossimi giorni ho finalmente avuto la possibilità di avere un incontro con la parte politica del Ministero, non con la parte tecnica, però devo dire che già da incontri così spot che ho avuto con la Vice Ministro e anche con la dottoressa Romano, che è la dirigente del settore energia, io nutro una modesta sensazione positiva, perché credo di aver capito che c'è un cambio proprio di atteggiamento generale, non solo nei confronti di questi impianti pilota, che sono una sola specifica, ma più in generale un atteggiamento che mi riserverò, però ecco, questo lo dico come sensazione mia, prendetela come, no? Che mi riserverò, spero di poter poi nei prossimi giorni di poter dare per certa, proprio nell'utilizzo della geotermia come risorsa proprio strategica nazionale. Quindi credo che una modifica di questo tipo che mi sembrerebbe positiva. Ecco, io vi auguro buon lavoro non solo per la giornata di oggi, che è ancora ricca attività per voi anche nel pomeriggio, ma anche per tutto quello che poi sarà nel futuro, perché chiaramente il lavoro non finisce oggi. Grazie. Grazie all'onorevole Terrosi. Un brevissimo intervento di Vittorio. No, in aggiunta a quanto diceva l'onorevole Terrosi, ovviamente le linee guida emesse dal Ministero del Mise il 21 di ottobre sono state oggetto di valutazioni dal nostro panel scientifico, che è costituito da 8 geologi e che voi conoscete, eccetera. Ecco, stiamo raccogliendo queste valutazioni, ma i primi commenti, e ovviamente poi scriveremo al governo e a tutti gli attori di questa battaglia, i primi commenti sono di questo tipo: mediocre e superficiale testo di geotermia da prima anno di università. Questo è il giudizio che, e poi sappiamo anche i burocrati che l'hanno fatto, e qualcuno ha detto è veramente un testo banale, nel senso che esistono ormai delle tecniche di perforazioni, delle linee guida internazionali che bastava ricopiare cosa fanno i paesi più avanzati. Questo prodotto apparirebbe veramente al di sotto, saremo più precisi credo nelle prossime settimane, apparirebbe al di sotto di qualunque necessità, oltre alle carenze che ricordava l'onorevole Terrosi, in cui la risoluzione prevede diversi punti e finora ne hanno fatto solo uno, tra cui la zonizzazione, eccetera, eccetera. Ecco, questo per capire quando anche il governo, anche io ho la sensazione che questo MISE si stia muovendo su linee vecchie, su linee berlusconiane, fatte nel 2010, eccetera, eccetera, e che una serie di burocrati stanno continuando e non capendo invece la novità che sta avvenendo nei territori, nelle regioni, eccetera. Io ho un ricordo nel 2014, quando col nostro panel scientifico incontrammo Terlizzese, l'ingegner Terlizzese con i suoi boys, perché erano dei giovani ragazzi che stavano lì intorno.
Ebbene, io ho avuto la sensazione che noi fossimo il governo e loro fossero dei questuanti. Tant'è vero, questa sensazione che ho avuto il pomeriggio è stata confermata dallo stesso Terlizzese, che parlando con uno del nostro panel scientifico ha detto testualmente: se tutti i comitati fossero come questi avremmo da imparare. Grazie. Grazie Vittorio per questa precisazione. Vorrei solo ricordare una cosa, che non è vero che in Italia non si sono mai fatti dei binari. Uno è stato fatto a Latera. Poi nel corso della realizzazione, fatto dall'Enel tra l'altro, a 30 km da qua, si sono accorti che i famosi gas incondensabili, proprio perché incondensabili, non erano riniettabili nel sottosuolo. E questo avrebbe comportato dei costi aggiuntivi di gestione che hanno vanificato la validità dell'impianto. Questo impianto è ancora lì, si potrebbe fare un mausoleo alla geotermia binaria, perché è costato 600-700 miliardi di lire, questo di vecchie lire, questo è quello che sono riuscito a sapere, ma è stato abbandonato perché non funziona. Non funziona perché la tecnologia ancora relativamente a certe problematiche come i gas incondensabili non è stata affrontata degnamente e risolta. Quindi le linee guida ripercorrono probabilmente ancora delle vecchie concezioni che non appartengono, diciamo, a una conoscenza tecnologica del nostro paese. Le nuove conoscenze sono state acquisite all'estero, ma anche dall'Enel stessa, che però ha fatto degli impianti negli Stati Uniti in aree deserte, quindi dove chi è andato a visitare questi impianti ha detto: abbiamo incontrato un essere umano dopo 150 chilometri di macchina. Per darvi un'idea di dove forse ancora certe cose si possono fare, non alle porte del paese Castel Giorgio, che tra l'altro ha avuto un terremoto il 30 maggio oltre il quinto grado alla scala Richter, e l'epicentro era proprio il punto dove si vogliono fare perforazioni. Mi sembra veramente una follia al di sopra di ogni immaginazione. Bene, voglio dare adesso, che è arrivato, la parola al presidente della commissione ambiente dell'Umbria, Eros Brega, nostro vecchio amico ormai. Da te. Come stai? A posto. Ma innanzitutto vi chiedo scusa di essere in ritardo, ma noi tra una piccola scossetta e l'altra, non per la geotermia, in Umbria qualche problemino purtroppo in queste ore ce l'abbiamo, dunque vi chiedo scusa per il mio ritardo. A parte gli scherzi, appunto faccio questa battuta, ma non a caso, che forse in questo momento qualcuno dovrebbe riflettere quando si parla di geotermia in questo momento, in questo territorio. Io voglio fare una premessa, e l'ho sempre detto nelle riunioni che abbiamo fatto: io non sono contro le fonti rinnovabili, o comunque non sono contro a prescindere la geotermia. Credo che la geotermia vada fatta, studiata, come ti ricordava, in quei territori che possono permetterselo. Credo che la geotermia, insomma, meriti un approfondimento, e poi credo che la cosa peggiore è che non si possono fare cose contro una comunità che dovrebbe ospitare questo impianto o questi impianti. Dunque credo che questi siano gli elementi essenziali. Io credo che il tema della geotermia in queste zone ha una pecca di fondo: c'è qualcuno che si era venduto la pelle senza aver fatto i conti con il territorio, e questa è la cosa che oggi qualcuno che aveva fatto gli accordi prima non è capace di poter gestire oggi, e che in qualche maniera vorrebbero che i cittadini fossero sopini e silenziosi a degli accordi fatti da altre parti. Oggi non è più il momento di poter fare le cose contro la popolazione, contro i cittadini, perché credo che le persone, la gente ormai ha comunque un'informazione, ha una cultura, ha comunque una sensibilità che è completamente diversa a quella che magari poteva apparire diversi anni fa, decenni anni fa, perché magari le cose non si conoscevano e perché magari l'informazione si fermava magari a qualche chilometro e non veniva e finiva davanti. Allora io credo che noi, almeno parlo adesso della regione Umbria, io ho costruito, avendolo tra l'altro ereditato, quella commissione, perché prima facevo altre cose, diciamo in corsa, abbiamo costruito un parere votato all'unanimità all'interno della regione, del consiglio, dove non c'è stato nessuno, nemmeno la presidente, nessuno di quelli che sono comunque favorevoli
a questo impianto ha votato contro la risoluzione della Commissione. E non so, sicuramente l'avrete letta, la risoluzione della Commissione era chiara, dove noi non entravamo perché noi facevamo una scelta politica che sostanzialmente era una chiara. Non si può fare la geotermia se i comuni coinvolti non sono favorevoli. Dunque si invitava la Regione Umbria a non dare l'assenso se non c'era l'assenso del comune coinvolto. Non potevamo dire cittadini, logicamente dobbiamo parlare di enti locali. E visto che una cosa sindaco di Castel Giorgio Buono l'ha fatta, che non è quello di cambiare il piano regolatore, perché avrebbe potuto tranquillamente fare la variante al piano regolatore come si fanno in tante altre parti, e dire io, dato che credo, lo dice a tutte le parti, che io non sono d'accordo, lo potevano fare anche i sindaci prima, almeno siamo chiari, ma lo poteva fare anche lui, ok? Poteva essere fatto dai sindaci prima di lui, ma poteva farlo anche lui, visto che non è soltanto un giorno che fa il sindaco a Castel Giorgio, facendo una variante al PRG. Oggi il PRG di Castel Giorgio prevede lì che si può fare l'impianto. Allora diciamo che i sindaci di prima, ma anche lui, avrebbe potuto comunque fare una variante. Qui c'è un sindaco, dunque sa che io ho fatto vice sindaco diversi anni nella mia città, dunque un pochettino conosco la situazione. Si poteva chiudere, perché se lì in variante non fosse prevista quella situazione, noi oggi staremo a parlare del nulla. Però nessuno ha avuto il coraggio ieri. No, vabbè, intanto noi oggi, dato che parliamo di questo impianto a Castel Giorgio o da altre situazioni, noi però intanto avremmo detto lì no, ma io questo lo dico per un semplice motivo, perché quello che praticamente è stato scritto sulla delibera della Regione Umbria, c'è scritto che se le comunità interessate, rappresentate dai comuni, non sono d'accordo, la Regione Umbria non può dare l'assenso. Questo è scritto. Adesso dunque non capisco come qualcuno, come può la mia Presidente, mi immagino poter darlo. Però sai, non capisco. Detto questo però, perché voglio... Però non ha dato un dissenso. No, diciamo che fino adesso però, diciamo così, per evitare di essere chiari, dobbiamo cercare noi di vedere cosa è successo. Noi facciamo questa cosa, la mandiamo al Ministero, il Ministero convoca gli enti locali, gli riconfermano che sono contrari, il Ministero che fa? Fa un decreto di questi giorni, scrive alla Regione Umbria, dove gli dice sostanzialmente... Per noi non ci sono problemi, è un problema tuo, cioè, diciamo, è uno scherzo, perché anche il Ministero con la delibera presa da noi non può dargli la... Adesso dice alla Regione Umbria, visto che dentro la tua regione qualcuno, non so chi, in tempo passato, tanto tempo fa gli aveva detto che non c'era... Adesso invece mi viene fuori una determina che dice che non siamo d'accordo, io credo che sia difficile che oggi qualcuno... possa, io mi auguro che i comitati, ho visto che tra l'altro qui tra i relatori, che mi chiedo scusa, vedo che ci sono stati diversi avvocati, credo che i comitati sicuramente hanno dei vari di avvocati solo per tutelare ciò che è scritto su una legge, dicendo che se c'è una cerco di rispondere negli atti ufficiali, non mi va neanche di... Io vorrei provare a mettere in fila, perché poi tanto alla fine, diciamoci la verità, dobbiamo arrivare alle soluzioni, è inutile fare polemiche. Allora, arriviamo, proviamo, no, polemica nel senso, non tra me e lei, no, ma non la polemica tra me e lei, io dico proviamo a trovare una soluzione che possa, altrimenti né io né lei eravamo qua, perché purtroppo il discorso della geotermia oggi, e ribadisco, sapendo... Ci sono persone che sono più brave di me scientificamente e che l'hanno spiegato cosa produce la geotermia sui territori dei piccoli terremoti, alcune situazioni. Io ho fatto la battuta iniziale venendo da una terra che purtroppo qui nel Lazio, in un'altra parte fortunatamente, ma da noi ormai non smette più, e le assicuro che dunque in qualche maniera credo che ognuno di noi sa, chi più in maniera scientifica, chi meno, cosa produce, e dunque siamo tutti preoccupati. Dico soltanto una cosa, cerchiamo di capire cosa possiamo fare insieme per poter arrivare al traguardo, al di là, se poi l'importante è arrivarci da vincitori. Io credo che noi ci siamo ad un passo, perché comunque siamo riusciti. Ribadisco, guardate che noi qualche mese fa eravamo messi male, perché comunque, e questo deve
credo che sia Fagioli lo sanno, perché noi eravamo iniziati su questa situazione dove si dava tutto per scontato e era lesa maestà soltanto provare a dire no alla geotermia. Diciamoci la verità, perché oggi non è più semplice cavalcarla la geotermia, per chi, e qui ringrazio l'onorevole, e comunque oggi per tanti di noi e per chi come me sta nel PD, almeno sono molto franco, per chi oggi come me sta nel PD sarebbe più semplice dire sì alla geotermia che no alla geotermia, almeno con molta franchezza, dato che signora, guarda, io finisco. Sì, io so. Posso fare una precisazione? Voglio solo ricordare che Eros Brega, presidente della Commissione Ambiente, è riuscito a far passare una delibera all'unanimità in cui si dice che una netta contrarietà alla geotermia. Quindi lui è da questa parte, ecco. Poi è chiaro che all'interno della regione ci possono essere anime diverse. Io sono soltanto che io su questo ho le idee chiare. Dico soltanto una cosa, che se avessimo dovuto io ed altri, la parlamentare o altri, fare come sindaci o altri amministratori un ragionamento di opportunità politica personale, forse avremmo fatto un altro ragionamento, ma dato che credo che noi dovremmo caricarci anche di altre responsabilità, stiamo facendo questa battaglia che l'abbiamo iniziata e credetemi, abbiamo preso, qui sono amici che lo sanno, l'abbiamo iniziata insieme e all'inizio è stata una battaglia veramente difficile. Io sono convinto che siamo vicini al traguardo, perché quel poco che ho sentito prima che arrivavo si raccontava, anche l'onorevole che diceva che ha visto una situazione diversa, che c'è una, diciamo anche a livello del ministero, c'è una sensibilità della parte politica che è completamente diversa rispetto a qualche tema a un mese fa, perché è diventato non più il tema di Castel Giorgio di Acqua Pendente, ma è diventato un tema politico vero di costruire la geotermia in quei territori, in quelle situazioni che c'è la possibilità di farlo senza andare ad. Però adesso concentriamoci qua. Noi oggi abbiamo questa delibera del Consiglio Comunale, del Consiglio Regionale dell'Umbria, costruita all'unanimità. Il Ministero ha detto all'Umbria, per quello che ci riguarda, procedi, perché noi non abbiamo nulla così. Io credo che, ripeto, non sono io che devo firmare, ma è la Presidente, e credo che, non essendo né un costituzionalista e né un legislatore, che però credo che conoscendo un pizzico di leggi diventa difficile, non per la mia Presidente, ma per chiunque, poter dare un parere positivo, dare l'intesa, quando c'è una delibera, un'unanimità votata anche da lei, in cui si dice che la Regione Umbria non è d'accordo alla geotermia e comunque potrebbe diventare d'accordo solo se ci fosse il consenso dei comuni interessati. Credo che più di questo non si poteva fare. Poi se qualcuno fa una cosa al di là di quella che è la legge o al di là di quella che è la cosa, ne risponderà nelle sedi opportune. Però credo che la garanzia che abbiamo costruito in questi mesi insieme è stata quella di aver fatto votare all'unanimità una delibera che per l'Umbria dice una cosa chiara: non si fa la geotermia se i comuni interessati non esprimono un parere favorevole. Io ribadisco, non sono un costituzionalista, ma vi chiedo a voi come si può dare un'intesa quando hai una delibera che ti dice chiaramente che se quel comune dove devi fare la geotermia è d'accordo, tu non puoi dare l'intesa. Ripeto, questi sono i fatti che parlano, ma... Io ho soltanto detto una cosa, era una battuta su Castel Giorgio, ho detto soltanto, sì, però sull'intesa il piano regolatore non c'è, da oramai l'intesa è politica, sì o no? Il sindaco mi risulta che ha ribadito qui il no e devo dire per correttezza anche quando è stato udito in sede ministeriale ha ribadito la contrarietà, portando anche credo le delibere di consiglio comunale e di giunta all'unanimità. Io credo che questo qua sia sufficiente, perché Castel Giorgio ho allargato una battuta diversamente dicendo che se forse i sindaci di ieri, in modo che non mi si dice che sono partigiano Fagioli, va bene? Ecco, i sindaci di ieri e i sindaci di oggi avessero tolto la previsione del piano regolatore, sicuramente oggi, quantomeno per Castel Giorgio, non stavamo parlando di queste cose. Però
apriamo il dibattito subito. Apriamo il dibattito. No, no, no. Scusate un attimo, scusate un attimo. Subito dopo il suo intervento c'è un dibattito. Per cui. No, no, scusami, no, 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 non è così. Alla fine c'è un dibattito. Però guardi, io non posso rispondergli io per piano regolatore di Castel Giorgio. Io so, soltanto facendo una valutazione, le dico che noi oggi, e mi piacerebbe, forse lei non ha letto la delibera dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, quello che dice, perché se forse avesse letto la determina che il Consiglio regionale dell'Umbria ha fatto rispetto a questa cosa, forse si renderebbe conto che noi oggi credo che abbiamo messo un qualcosa di importante per il no alla geotermia, e credo che questa sia la cosa più importante e quello che interessa a voi. La mia battuta sull'urbanista, sul discorso urbanistico, era una battuta. No, io capisco, guardi, io non sono un urbanista, però le spiego qual è, almeno evitiamo. Io lo so che se poteva spostarlo anche dei 5 metri, sono d'accordo, andiamo fuori dal comune. Io la mia valutazione è soltanto di questo tipo, visto che quando io mi sono letto gli atti all'inizio, loro, la società, anche ad un convegno che abbiamo fatto a Castel Giorgio, si sono presentati, quando è una ventina di giorni fa, si è presentato, non so chi era, c'era in grande spolvero, c'erano l'amministratore e tutti quanti, e hanno preso la parola e hanno detto che loro hanno deciso di investire a Castel Giorgio perché il comune, perché c'era la previsione urbanistica che prevedeva questo, e lo hanno detto lì. Allora io dico che se magari chi governava prima, meno evitiamo, ok, l'ho ribadito, e chi fa il sindaco oggi, avessero tolto quella previsione, sicuramente, come ha detto l'amministratore, quando sono andati a fare la scelta per Castel Giorgio o per Acqua Pendente o per altri posti, io non lo so dove, magari avrebbero detto qui non ce lo possiamo fare perché non c'è la previsione che ce lo consente. Poi non voglio dire che quella sia fondamentale, però dando che l'ha detto l'amministratore, che questo è stato un elemento per decidere di investire lì. Poi adesso il problema non è se lo prevede o no, l'importante è, che me lo consentirà la signora urbanista, è che comunque in qualche maniera evitiamo di fare l'impianto lì, evitiamo di non fare più questa situazione, che credo che sia la cosa che sta a cuore a tutti, e credo che per quello che sia importante, che per quello, cioè io non ho capito lei qual è il problema, mi dica. No, perché non ho... quando nell'intervento dopo tu direi quello che ti pare. Allora io vorrei concludere di una cosa, e ribadisco, al di là di discorsi urbanistici, ribadisco, la regione Umbria attraverso l'atto di delibera di consiglio regionale è stata chiara e ha ribadito che non si deve dare l'intesa se non c'è il parere favorevole del comune di Castel Giorgio. Dato che noi abbiamo competenza sul comune di Castel Giorgio, perché Castel Giorgio è l'Umbria, se ciò non ha, se qualcuno qui, però non dipende, a quel punto dipende da altro, se qualcuno dà l'intesa non tenendo conto di quello che c'è stato, se ne assume le responsabilità, ma non è più un fatto politico, perché credo che ci sarà chi dirà a qualcuno, sì, qui c'è una cosa, la legge è chiara, bisogna che chi di competenza faccia rispettare le leggi. Ma veramente la vedo quasi improponibile proporre un atto che vada contro un altro atto della regione che è stato tra l'altro votato, firmato, votato e documentato da chi dovrebbe oggi proporre un atto che va così. Dunque io non voglio meriti, non voglio nulla, perché credo che meriti ce l'ha chi da prima di me su questa battaglia molto sul piano personale, umano, risorse ed altro, però credo che abbiamo messo insieme un gruppo di persone serie, corrette, oneste e preparate, che ognuno con il proprio ruolo sta cercando di far valere i diritti dei cittadini, che hanno la cosa, il valore più importante in questo momento, che forse dovremmo anche cercare in questo periodo di far valere molto di più i diritti dei cittadini che gli interessi di pochi. Ecco, io mi auguro che gli interessi di pochi questa volta possano veramente soccombere a quelli che sono i diritti e gli interessi dei cittadini veri, perché credo che ce lo meritiamo tutti. Grazie e buon proseguimento. Ascolterò un pezzo di dibattito con attenzione. Grazie, ringraziamo Eros Brega. Aggiungo per il suo intervento a quanto sostiene il presidente Brega, che l'iniziativa del Consiglio regionale, prima della commissione di cui è presidente Eros Brega e poi del Consiglio regionale, è stato
un elemento importantissimo, non risolutivo, ma certamente che ha creato un'accelerazione verso la Regione Lazio, dove lo stesso Consiglio regionale, dove la stessa commissione equivalente della Regione dell'Umbria ha emesso il documento di parere di moratoria, e quindi si è allargata questa opposizione non solo nel Consiglio regionale dell'Umbria ma anche nel Consiglio regionale del Lazio, e questo sta spingendo la stessa Toscana, che invece dove c'è una storia sulla geodermia eccetera eccetera, ad aprire prima una modifica in cui i comuni vengono messi all'inizio del procedimento e poi ora a individuare le zone non idonee o idonee. Quindi questo lavoro dei consigli regionali è fondamentale, perché sta ponendo la problematica come deve essere posta. Invece qui Berlusconi e compagni nel 2010 hanno fatto un piano di geotermizzazione del paese senza nessuna valutazione dei territori, delle volontà eccetera, fidando solo su 4 burocrati del MISE e fidando possibilmente sulla non risposta dei sindaci. I territori hanno risposto, i consigli regionali hanno risposto, quindi questa battaglia sta diventando una battaglia politica a tutto tondo. Questo volevo chiarire proprio perché questi sono gli elementi poi fondamentali, oltre al Parlamento che sicuramente ha dato una grossa mano e che deve ancora continuare a premere finché nel MISE venga cambiato l'orientamento rispetto a questa geotermia. Grazie. Bene, allora possiamo aprire il dibattito. Si è già prenotata una persona, Sante di Maremma Attiva, e poi Bambini. Allora, buongiorno, rubo un minuto solamente all'esterno del dibattito per ricordare un appuntamento, ci teniamo parecchio. Io sono arrivato adesso, però so che è già stato menzionato anche dall'onorevole Panunzi prima. Domani ci sarà un appuntamento a Donano, fuori dalla discarica Cite. Molto probabilmente questo appuntamento verrà spostato alla rotonda di San Quirico di Sorano per cause meteorologiche, insomma domani è prevista una giornata come oggi. Per quanto riguarda appunto la questione della discarica, la discarica di Donano è una discarica che ha preso fuoco 2 volte, una discarica che molto probabilmente continua a contenere rifiuti tossici, dovrebbe essere un centro di riciclaggio, invece a tutti gli effetti diventa una discarica. Abbiamo raccolto come Comitato Maremma Attiva e anche il Comitato No Biogas di Onano, ha raccolto il grido e diciamo la rabbia di tutte le famiglie che vivono all'esterno della discarica, che hanno casa all'esterno della discarica e che invitano, erano anche presenti qua in questo momento, sono dovuti andare via, invitano tutte e tutti quanti voi insomma che siete qua presenti, i sindaci, il sindaco d'Acqua Pendente, le istituzioni anche a partecipare a questo momento di dibattito d'Assemblea Pubblica domani per vedere quale sarà il futuro di questa storia che è veramente pericolosa. Ricordiamo appunto come per la questione della geotermia non è un problema locale dei cittadini di Onano, perché quando la discarica è andata a fuoco i fumi della discarica sono stati respirati a Onano, Acqua Pendente, noi siamo di Pitigliano, a Sorano. Purtroppo stiamo ricevendo anche delle risposte a metà da parte di tante amministrazioni comunali del territorio, questo ci dispiace parecchio, li abbiamo comunque invitati anche alla giornata di domani, quindi vorremmo ricordare insomma l'appuntamento domani mattina alle 10 alla discarica Cite a Onano. Molto probabilmente sarà spostato, se appunto vediamo che il tempo così e c'è anche un evento Facebook, sarà spostato alla stessa ora alla rotonda di San Quirico in uno spazio al coperto, ci saranno anche medici di medicina democratica, insomma si aprirà un dibattito interessante soprattutto anche per ascoltare la storia che ci racconteranno tutte le famiglie che vivono attorno alla discarica, una storia molto lunga. Non è solo la storia dei 2 incendi che sono avvenuti in queste settimane, è una storia molto più lunga, quindi veramente a proprio di cuore, scusate se ho tolto un momento al dibattito sulla questione della geotermia, e molto di cuore invitiamo tutti quanti a partecipare a questa giornata di domani e informarci, cioè agitare il senso critico assieme. Grazie mille, scusate. Grazie. L'architetto Bambini.
La mia era solo una precisazione. Quello che volevo dire, essendo questi presentati ad Acqua Pendente a Castel Giorgio due progetti pilota, non c'è la necessità di una destinazione urbanistica idonea, possono essere presentati un po' ovunque. Fatto sta che do ragione appunto sul fatto che, essendoci una destinazione urbanistica da piano regolatore che evidenzia l'impianto geotermico, perché lì può essere destinata ad area geotermica, questo è vero. Ma l'altro concetto che stavo cercando di ribadire erroneamente durante l'intervento di Brega è che sì, è vero, oggi si può anche pensare di cambiare, e è un cambiamento politico, perché il piano regolatore sono delle destinazioni politiche. Ma l'ITV ha presentato il progetto 5 anni fa, nel 2011. Vale la destinazione che era allora per oggi. Purtroppo, se oggi viene cambiata la destinazione, può valere per progetti che verranno presentati in futuri, ma non per quello. È un ideal politica, questo sì, ma che è... Sì, sì. No, quello che voglio dire, da 5 anni... Molto attenta al sindaco di oggi. No, no, io sono molto... Scusi, tengo a precisare, io sono molto attenta al territorio, questo non... La verità, la verità è una, è che nel sindaco di ieri e nel sindaco di oggi hanno avuto il coraggio di toglierla. Poi è vero che sì, però intanto sarebbe bello che politicamente, visto che uno dice no e è andato al ministero a ribadirlo, visto che è una scelta politica, prende il capo regolatore e lo cambia. Però si può beccare anche una denuncia per questo. Non l'ha fatto, ha la stessa responsabilità politica. Avvocato, si può beccare una denuncia oggi se un sindaco cambia in corso d'opera nel momento in cui magari un errore mio di constatazione. No, ma io adesso non stavo facendo un discorso politico, il mio era un discorso proprio tecnico, tutt'altro. Questa era la mia precisazione, grazie. Ok, do la parola alla signora che prima si era... Prego. Claudia di SOS Geotermia e Partito dei CARC. Volevo fare due riflessioni che sono queste. Intanto due aspetti importanti che insomma fanno andare avanti il movimento, la rete e tutti i comitati insomma che aderiscono. La novità importante appunto che soprattutto quest'anno si è vista appunto l'opera di sindaci dei territori che spinti da queste organizzazioni popolari effettivamente hanno raccolto la loro mobilitazione, la loro voglia di decidere per il territorio e l'hanno trasformata anche in dei nonno. E l'azione in particolare dei sindaci come Ghinassi, ma anche come P di Casole d'Elsa, noi anche sui territori spesso la portiamo avanti, stampiamo le loro dichiarazioni fatte in consiglio comunale, perché ci sembrano elementi importantissimi, elementi politici molto importanti. I sindaci effettivamente, gli amministratori si trovano davanti a una situazione difficile tra l'incudine e il martello. E da una parte il governo centrale, no, che con i suoi diktat imporrebbe agli amministratori di operare vessazioni, tassazioni, operano molti di sindaci queste cose qui. Dall'altro la spinta importantissima dei cittadini organizzati, no, che quindi dettano loro e accompagnano, diciamo, i sindaci che non si trovano soli. La forza quindi di questi amministratori non è tanto sono coraggiosi perché sono coraggiosi, è perché hanno fatto una scelta o comunque stanno intraprendendo una scelta che io personalmente spero portano avanti, di capire da che parte stare, cioè dalla parte appunto degli interessi forti, degli speculatori, dei lobbisti, di tutti coloro che guadagnano sulla nostra pelle, sui cittadini e sulla salute, o dalla parte dei cittadini, cioè della maggioranza della popolazione, della maggior parte di coloro che l'hanno sostenuti questi sindaci. Quindi ecco, questo rapporto si deve andare sempre più a rafforzare, ma è chiaro che il motore di tutto
è la mobilitazione dei cittadini, e in questi anni, insomma, come coordinamento abbiamo visto, no? Importantissimo sarebbe anche il coordinamento di questi sindaci che già si fanno promotori, quindi un coordinamento che promuova al di là dei nostri territori anche questo no. Poi altro aspetto fondamentale è quello di essersi legati alla Costituzione, quindi a questa campagna referendaria. E qui però voglio lanciare appunto la cosa che ci manda ancora più avanti, perché limitarsi a dire questo lo dice la Costituzione, l'articolo tot e tot va benissimo, però perché finora, la Costituzione esiste dal 48, perché finora non è stata applicata, no? Sicuramente l'aspetto che deve andare avanti è sì, difendiamo la Costituzione applicandola. Quindi anche un principio, come diceva prima Greco, mi sembra, no? Il principio 118 della sussidiarietà, che è un principio importante. Questo qui dice anche che laddove gli amministratori, insomma, locali, non, insomma, locali o gli amministratori, chi amministra, non fa ciò che deve fare, ciò che è dato loro di fare, i cittadini devono farlo loro. Cioè il principio della sussidiarietà, contrariamente a quanto non sanno molti di noi, è che appunto sono cittadini che sono chiamati a farlo. Quindi non c'è se ne occupa il tale, ma non è di nostra competenza. I cittadini devono farlo, siamo obbligati a farlo, e quindi benissimo, sarebbe proprio l'applicazione della Costituzione, per dirne una. Però ce ne sono molti altri aspetti. Ecco, questi due elementi. Grazie per l'intervento. Veglio Rezzini, sintetico. Lo dico perché lo conosco. Dunque, sulla questione dell'amiata, stamattina ci dava i dati Barocci. Io però mi pongo una domanda, che è una domanda politica. Com'è possibile che si mantengono in atto delle centrali nell'amiata? Noi lo denunciamo da anni, io ci sono invecchiato, sarà 20 anni che lotto per la geotermia. Ogni tanto tiro il filo e dico, ma mi sembra che forse ci si fa. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Io dico, il potere politico come può permetterlo? Che nella Miata si mantengono delle centrali che emettono, come ha detto Barocci, il 42% di mercurio di tutte le emissioni industriali in Italia. Il 17% dell'ammoniaca, per non parlare del boro, per non parlare dell'arsenico, per non parlare di tutte le sostanze. Le nostre centrali sono a emissione a flash, che nemmeno nei Biafra, senza offesa a nessuno se è abitante del Biafra, si potrebbero fare. Ora capisco che noi siamo pochi, ma io volevo fare questo discorso per dire una cosa. Guardate che poi c'è il problema dell'acqua. C'ho qui Carlo che davanti, Coretti, ci ha perso la vita per questi problemi e altri per la questione dell'acqua. Noi siamo il bacino più grosso del centro Italia, diamo l'acqua a 700.000 persone. Come si può distruggere un bacino nell'interesse solo di una produzione elettrica per 60 megawatt? Come si può? C'è, insomma, questo benedetto decreto, così si leva di torno anche questo problema. Ma se anche eliminerete questi problemi, guardate che gli effetti della miata le sentite anche voi, le sentite con il mercurio, perché se mettiamo il 47% del mercurio nell'aria, questo va nell'ambiente nostro, ma va nel territorio, va nelle acque, va nel paglia, va nel fiume, va in tutto il centro Italia. L'ammoniaca gira per tutto. Il bacino idrico, se si viene depurato, si dovrà fare. In Toscana, pensate che paradosso, mettono in discussione l'acquedotto del Fiora, poi la regione toscana fa addirittura, vuole fare i dissalatori per l'acqua potabile nella costiera. Dimmi a che livelli siamo, che poi ci vuole l'energia elettrica per fare i dissalatori. Per cui, ma noi siamo di fronte a una regione che non ci ascolta. Rossi ha intenzione di andare avanti in tutti i modi. Quindi qui è un problema politico che noi in Toscana facciamo la nostra battaglia, ci auguriamo che questa mozione del Consiglio vada avanti, perché non è stata ancora approvata, mentre voi ce l'avete in Umbria, in Toscana non c'è una mozione, la stanno discutendo, noi ci stiamo lavorando, perché lavoriamo in positivo noi come comitati, non lavoriamo per disfattismo.
Ma guardate che noi dobbiamo far diventare, mi rivolgo in particolare agli onorevoli che sono qui presenti, Fagioli sa come la penso su questa cosa, noi dobbiamo bisogno di far diventare questa vertenza una vertenza del centro Italia, perché gli effetti che succedono nell'Amiata riguardano noi, ma riguardano anche voi, per il mercurio, per l'ambiente e per tutto. L'Amiata per l'ecosistema, per questo vulcano, per le questioni termali, le terme intorno da Saturno a tutte, ci sono perché c'è questo vulcano. Allora voi dovete capire che questo aspetto, non come solidarietà, non come pietà, ma come fattore politico fondamentale, e bisogna che questo aspetto sia anche a livello nazionale percepito come un aspetto fondamentale. Mi rivolgo a Zaccagnini, mi rivolgo agli onorevoli. Bisogna che voi vi fate carico di questa questione a livello nazionale, perché l'Amiata diventi un'emergenza nazionale. Perché queste centrali vanno chiuse, non ci devono essere storie, non ci sono giustificazioni a fare centrali a emissione flash con tutte queste tonnellate di inquinanti che emettono. Ogni volta che lo raccontiamo ci dicono tutti che abbiamo ragione. Io la ragione mi sono rotto proprio l'anima ad averla, io vorrei vedere fatti. E siccome Rossi non ci intende, bisogna alzare il tiro, buttarlo giù dalla torre, io ho detto, che a volte farebbe anche bene buttare giù dalla torre qualcuno. L'ultima questione, e c'è una proposta, e arrivo. C'è una proposta, un giochino. L'Ene ci sta perché prende 84 milioni all'anno dalle centrali, dalle bollette che pagate anche voi. 84 milioni all'anno, sono una bella fetta. Pensate un po' che politica ci si potrebbe fare di risparmio energetico o di altri incentivi, dalle pompe di calore al solare, ai data comuni, 84 milioni. Che cosa ci fareste voi con tanti milioni per fare una politica energetica diversa? Allora non è vero che non si può fare un'altra cosa, un'altra tesi. Non è vero che noi siamo tutti per il no. Non è vero, la geotermia si può fare, le pompe di calore, la bassa entalpia, si può fare la serricoltura, si può fare il calore per le aziende agro turistiche, per tutta una per gli impianti sportivi, si può fare un'altra politica. Ma invece di dare 80 milioni all'Enel, perché non si danno per una politica di territorio? I sindaci dovranno elaborarla, la costruiamo noi la politica del territorio energetico. Dobbiamo costruirla noi, devono essere sindaci insieme a dire che cosa si fa nel territorio per la politica energetica, non solo per le costruzioni delle case, una politica energetica dal basso costruita con i comitati, con i cittadini, discussa con i cittadini. E allora questi soldi, invece di darli all'Enel, 80 milioni, se fossero distribuiti in una politica energetica diversa, è una cosa interessante. Allora gli vorrei io dire, bisogna presentare, poi non lo so se la bocceranno, una mozione, un qualcosa a livello nazionale che dica che 80 milioni all'Ene per le centrali della Miata non li si danno, perché inquinano quante quelle a carbone, inquinano di più. È un assurdo che si diano soldi perché dovrebbero essere centrali non inquinanti quando sappiamo tutti che inquinano più di quelle a carbone. Risparmiamo 80 milioni, incominciamo da lì. Io sono convinto che l'Ene giorno dopo esce dalla Miata, chiude, perché ci sta solo per i soldi. Perché 60 megawatt quando chiude 23 centrali a livello nazionale e farà meno di ben 25.000 megawatt, 25.000 megawatt si rinuncerà all'Enel. Ha paura a chiudere 60 megawatt della Amiata? 120, scusa, sì, no, 60 in un versante e 60 in un altro. No, ma io mi basavo su un versante, hai ragione. 120, ma anche 120 che so, confronta a 25.000. 25.000, va capito? Non è niente. Perché non lo chiudono? Perché 120 manco se ne accorgerebbero, mica rimarremo senza elettricità. Non lo chiudono perché c'è questione dei soldi. Allora questo giochino dei soldi, mi riferisco in particolare agli onorevoli presenti, a Zaccagnini eccetera, bisogna toglierlo da questo giochino. Bisogna togliere i soldi perché non è giusto darglieli. Perché non è giusto darglieli, sarebbe come uno che sappiamo che è alcolizzato, gli si dà soldi per andare all'osteria, insomma, ma non ho mai visto una cosa del genere. Cioè questi danno soldi all'Ene per inquinare più di quelli a carbone. Allora bisogna non darglieli questi soldi, come minimo. Poi farli chiudere perché ammazzano le persone, perché inquinano, perché ne combinano di tutti i colori. Allora bisogna far diventare questa vertenza una vertenza nazionale. Questi problemi non riguardano solo noi, guardate che i fattori inquinanti arrivano anche da voi. Noi non ce la possiamo fare da soli, anche perché abbiamo molti sindaci purtroppo diversi da quelli che avete voi,
E io vi dico, ho fatto una battuta prima, preferiremmo essere di sotto, perché al di là delle questioni politiche non ho mai sentito qualcuno, purtroppo un sindaco che ragiona, devo dare atto del PD come ha ragionato il membro della commissione, perché da noi quelli del PD sono tutti schierati, sono tutti di quelli così, come si dice, come somari, no? Che li si metteva ai paraocchi perché bisognava, soldati di partito, capito? Questi sono tutti venduti perché prendono qualche soldo e si sono venduti l'anima, ci hanno venduto il territorio. Non solo, ma noi abbiamo Renzi, vi chiudo solo con questo. Lo sapete che ha detto Renzi? Concludo dicendo questa questione. Sapete che ha detto Renzi? Che nella Miata bisogna raddoppiarlo. Renzi ha detto che bisogna raddoppiare. Sì, ha detto queste parole. Possiamo raddoppiare un po' soprattutto in un altro pezzo di Toscana, che è il Monte Miata. Ah, si è scoperto che ci siamo anche noi. Ci stiamo lavorando, c'è un problema di autorizzazioni, ma ci andiamo. Da dove vuole andare? Cioè questo, ci vuole raddoppiare le centrali dopo che ci sta ammazzando con queste. Queste sono le parole di Renzi di aprile del 2016. Allora noi con Presidente del Consiglio che ragiona in questo modo, con dei sindaci che impastano il capo, io dico non ce ne scappa uno, scusate il termine, perché noi abbiamo questi, di sindaci, male nostro, sì che l'abbiamo letti, ma purtroppo lassù si vota molto per il partito, non si vota per le questioni, capito? Allora io voglio dire, noi bisogna che ci date una mano, ma non a livello di solidarietà, a livello di far diventare questa vertenza, e bisogna che la vertenza sia sul tavolo nazionale, e bisogna far diventare la Miata un'emergenza, perché è un'emergenza, e togliere soldi all'Enel, perché 80 milioni ci si può fare tante altre cose molto più positive. Grazie per il tuo intervento. Si è prenotato un signore con bambino, chi dei due? Signore con bambino, chi dei due interviene? La signora. No. Si qualifichi in maniera che... Sì, mi chiamo Maria Grillone Giustacuore, vengo da Castel Giorgio. Intanto mi scuso se rubo tempo a interventi più importanti. Io parlo da persona senza eccessive competenze, così, diciamo da casalinga, parlo a nome delle persone semplici. Ora, ho apprezzato l'impegno del dottor Brega per il territorio, tutte le volte che lui ha sollecitato il sindaco Garbini a fare insieme, a progettare insieme, e ho ritenuto questa battaglia contro la geotermia come una corsa contro il tempo, perché almeno io ritengo, posso anche sbagliare, le mie opinioni possono essere opinabili, che dovremmo arrivare prima del 4 dicembre, perché la riforma parla chiaro che Renzi si riserva la competenza esclusiva statale piena su alcune materie, tra cui le energie. Quindi se il 4 dicembre vincersi è inutile fare altre riunioni. No. Ecco, speriamo, perché tra l'altro Renzi a me fa paura, perché noi siamo già in regime di oligarchia. Siamo già in regime di oligarchia. Ora, prego. Dunque, detto questo, un bel giorno ho fatto una scoperta che mi ha lasciato allibita, perplessa. Eravamo il 20 settembre, il sindaco Garbini aveva un incontro importante con il MISE. Era un momento importante e delicatissimo, in cui veramente bisognava che si attuassero le parole del dottor Brega del remare tutti nella stessa direzione. La vigilia del 20 io leggo sui giornali l'appello lanciato dal dottor Brega, il quale propone un referendum sulla geotermia perché le decisioni non cadano dall'alto sui cittadini. Ma i cittadini si sono espressi da tanto tempo. Era stata superata, chiedo scusa. E allora qui cade il mio intervento, perché io a quel punto mi sono chiesta: ma da che parte sta il dottor Brega? Però se la cosa è stata superata, chiedo scusa, non... di una serata in cui si è detto anche...
rafforzare ancora di più. Io l'ho interpretato invece come un modo per allungare i tempi e arrivare al 4 dicembre. Va bene, allora chiedo scusa se la cosa era superata. Grazie. Grazie per l'intervento. C'era quel signore con i capelli bianchi che si era prenotato. Lamberto Soldatini di SOS Geotermia Scanzano. Io, rispetto a quello che ha detto Velio, vorrei precisare una cosa che secondo me è fondamentale. Abbiamo il CIP 6 del 1994, 5 giugno, sai anche la data, il CIP 6, CIP 6, che sarebbe un fondo che fu costituito per le energie rinnovabili. È una bella cosa e è quello che accaparra il nostro 27% oggi, il nostro 27% dalle bollette elettriche. L'80% di questo di questi fondi, che sono circa 6 miliardi all'anno negli ultimi anni, quindi non noccioline, molti di più degli 80 milioni di Enel Green Pass, vanno a quelle che sia una legge italiana ma sia anche una legge europea hanno definito come energie assimilate alle energie rinnovabili. Ora, le rinnovabili, appunto, e c'è l'inceneritore, la geotermia e le centrali a biomasse e biogas. Ora, qualcuno ha ricordato Kyoto, più recentemente c'è stato Parigi con la COP21. Credo che sia una bestialità infinita pensare non solo di continuare a mettere in piedi energie di questo tipo, a fare inceneritori quando se ne potrebbe fare a meno, a fare grosse centrali a biomasse, a biogas, perché si può speculare su queste. Io credo che questo sia veramente una cosa che va tirata fuori, perché anche nei confronti dell'Europa, perché purtroppo anche l'Europa, diciamo, mantiene queste diciture, le energie delle biomasse, degli inceneritori. L'Europa, mi sembra che gli inceneritori li tenga fuori, giustamente li immise Berlusconi perché faceva comodo a questo. Quindi, se noi levassimo questa cosa, cioè non sono rinnovabili, finiscono i finanziamenti, finiscono impianti di questo tipo speculativo. Grazie. Grazie. Adesso c'è stata una rinuncia. Giovanna Limonta. Sì. Buonasera, io sono Giovanna Limonta, faccio parte del Comitato Difensori della Toscana di Casole d'Elsa. Non so se avete visto l'immagine pubblicata prima, arrivo proprio da quelle parti. Insomma, noi intorno a Casole abbiamo già 35 centrali Enel geotermiche ad emissioni in atmosfera, sicché diciamo che il nostro territorio è già dato abbastanza. Sul nostro territorio c'è un permesso di ricerca che si chiama Progetto Mensano, dove la società imprenditrice è la Magma Energy Italia. Ora, la Magma Energy Italia si impone con prepotenza sul nostro territorio, perché comunque dove i cittadini non danno il consenso per farli entrare, per far misurazioni, far pozzi, interviene la regione, li spalleggia con degli accessi coatti al territorio. Ora, ho letto recentemente, è stato pubblicato sul sito della regione, il verbale della commissione e dell'audizione del comitato Montecastelli Viva, che è andata in audizione presentando i problemi, perché su Montecastelli ci sono due centrali in progetto, una pilota e una regionale. Durante questo verbale dice le ragioni dei cittadini che sostengono il perché del loro no,
E a conclusione c'è l'assessore Fratoni che dice, perché viene citata l'ipotesi di una zonizzazione, no? Quella che dicevi tu, Vittorio. Però a conclusione l'assessore Frattoni cosa dice? Sì, comunque qualsiasi tipo di zonizzazione è inutile perché comunque avendo il regio decreto del 27, noi, questo scavalca ogni cosa, per cui le centrali e le trivellazioni potranno essere fatte dovunque. Mi domando, allora, visto che si parla di una legge del 27, periodo un po' passato, insomma, sono passati un po' di anni, diciamo che sono cambiate un po' di cose, mi auguro, anche un periodo fascista, insomma. Allora, non c'è modo per scardinare questa legge del 27 a cui fa riferimento Rossi, quando dice che comunque non si può ostacolare la geotermia, infatti, cioè quando il cittadino sostiene no, qui no, presentano questo decreto e con quello passano ogni ostacolo. Ora io volevo chiedere all'avvocato Greco se secondo lei non esiste un modo per levarci dalle scatole questo cavolo di regio decreto, questa legge mineraria così sorpassata, così antica, che gli permette di andare dove cavolo vogliono. Poi un'altra cosa, scusi, una... Non glielo permette, se l'hanno detto loro, non c'è la Fratoni, non c'entra niente il decreto del 27, con tutto quello che riguarda la Toscana. Sì, strano però, perché Rossi fa riferimento spesso a quella legge. Se si riferisce a Castelnuovo Rossi, se invece si riferisce a procedimenti di permesso di ricerca anche, quello non dice affatto che lo Stato, anzi è proprio di competenza della regione, quello ordinario, lo Stato lì dice quello che dice una sovrintendenza, il Ministero, come qualsiasi altra amministrazione, quindi questa è proprio una castroneria bella e buona se è stata detta. Sì, è stata detta. Sull'ordinario la regione decide in modo assoluto. Nel pilota dall'intesa, in quello ordinario, è proprio la regione che decide, quindi non esiste qualcuno che la possa scavalcare. Come ha bocciato Seggiano. Appunto, tant'è che Seggiano ha un permesso di ricerca che la regione ha bocciato. Quindi assolutamente questo, falso. No, comunque l'hai detto... No, falso che se l'hanno detto, Sì, sì, è stato tant'è detto. Che appunto il tema del... è inutile entrare nel merito di quello che c'è in Toscana, ma sapete che poi c'è stata una legge che per motivi magari propagandistici ha sospeso per 6 mesi una moratoria che non è servita a niente. Non è servita a niente, ma questo dimostra, tant'è che lo Stato l'ha impugnata, che ha poteri. Certo. E poi un'altra cosa, su queste linee guida che sono uscite a ottobre 2016, io le ho lette, cioè sono veramente vergognose. È un'istruzione, cioè sembra il libretto delle istruzioni della Lego come montare una centrale, cioè il discorso del territorio, dei cittadini, cioè tutte le nostre proposte portate a Roma, zero, ma neanche considerate di striscio, veramente una vergogna, ecco. Su queste linee guida uscite 10 giorni fa abbiamo attivato gli esperti, i primi commenti li ho detti prima, sono mediocre e superficiale testo di geotermia da primo anno di università, insomma, questo è il commento di Borgia, per esempio, o di altri specialisti. Su questo lavoreremo e penso che ormai, visto il referendum il 4 dicembre e le feste di Natale, penso che a gennaio daremo sia agli organi parlamentari che al governo che alle commissioni eccetera una nostra valutazione motivata della insussistenza di queste norme, peraltro prodotte dopo un anno e mezzo, e poi la mancanza di tutto quello che deriva invece dalla risoluzione parlamentare di ben 2 commissioni, ambiente e attività produttive, che il 15 aprile del 2015 hanno impegnato il governo, il quale dopo un anno e mezzo ancora non sta rispondendo. Bene, siamo agli ultimi 2 interventi. Lucia Morelli, vista l'ora tarda, mi auguro che saranno brevi, per le conclusioni poi da affidare al sindaco di Acquapendente. Allora, mi sembra molto bello quello che voi state facendo, che stiamo facendo, ci sono anch'io. Vorrei fare un riferimento al discorso della corruzione collegandolo all'utilizzo del territorio. Io ho esperienze personali pesantissime nel fatto che si rimanda la definizione di destinazione d'uso del territorio
si rimanda l'identificazione dell'identità distintiva dello stesso e quindi delle sue risorse, di ciò che è in positivo e di ciò che è in negativo, perché si rimanda? Perché vuol dire definire, vuol dire decidere. E qui non si vuole decidere da parte degli organi del comune, perché intanto si organizzano ad utilizzare al meglio, come più piace a loro, quelle che sono le risorse, magari devastando. Quindi più che mai è importante che noi cittadini facciamo questa rivoluzione, che è impossessarsi delle nostre competenze e delle nostre energie. Ho finito. Grazie Lucia, ho sollevato un problema che in effetti, essendo l'Italia purtroppo uno dei paesi con la più alta incidenza di corruzione fra i paesi industrializzati, è un fenomeno che dilaga e di cui spesso in effetti i veri colpevoli poi siamo noi, che non abbiamo seguito e non seguiamo. Oggi le cose stanno cambiando, quello che fanno spesso gli amministratori, ovviamente alcuni, tantissimi, e lo verifichiamo ormai tutti i giorni, sono fatti di ben altra pasta. Prego, ultimo intervento. Salve, sono Carlo Leoni del gruppo Salviamo la Toscana da Geotermia per la salute dei cittadini. Sto lavorando, so da 2 anni che mi sono messo a studiare a geotermia. Ho fatto anche le osservazioni a Tor Alfina, ma il progetto, quello a Castel Giorgio, quello che dicevo prima, il piano regolatore prevede la geotermia. C'è anche la... i sistemi P4. Nel territorio comunale costituiscono gli ambiti del territorio destinati alle attività estrattive e alla geotermia, dove sta Castel Giorgio. Parte operativa individuata nelle zone P4 sugli elaborati di piano e reperisce completamente la normativa regionale e nazionale di settore, sia per la coltivazione delle cave che per lo sfruttamento della risorsa geotermica. Poi Vizzini, se non sbaglio? Arezzini, scusi. E per Bagnore, no? Oh. Amiata, sì. Per Bagnore. Mi sono studiato anche le 3 sentenze, 2 sentenze al TAR e 1 al Consiglio d'Stato, e diciamo, ecco, un riepilogo generale. Sono stati fatti 2 ricorsi al TAR, 1 ricorso in Consiglio d'Stato, ma non avrebbero fatto l'altro ricorso al TAR sulla nuova autorizzazione di Bagnore 4. E la Regione aveva emesso una nuova autorizzazione unica 570 del 2014, la nuova autorizzazione così emessa ha perciò definitivamente sostituito la precedente, si è deciso di non contestare ed è sulla base del provvedimento che la centrale è stata realizzata. Ho fatto questo riepilogo perché dopo ve lo dico un po'. Un altro è il progetto Bagnolo, Santa Fiora. Sono stato il primo a intervenire sul progetto Bagnolo, ho fatto diverse riunioni, incontri pubblici, guardate caso pure lì i comitati non avrebbero fatto le osservazioni. Io mi domando, se il piano regolatore di Castel Giorgio prevede la geotermia e Bagnore 4 non avrebbero fatto la seconda autorizzazione, il secondo CAR, e su Bagnolo sono stato io, il gruppo di Salviamo Toscana da geotermia, un partito politico, e il comune di Santa Fiora. Qualche cosa sotto di fondo ci dovrebbe essere, qualche cosa che non va, io penso. Ecco qua l'intervento mio. Va bene. Grazie, però vorrei solo ricordare che i comitati non è che possono affrontare sempre e comunque qualsiasi cosa, anzi c'è tanto di quel volontariato, c'è tanto di quel volontariato che non ci possiamo più lamentare. Prima dormivamo veramente sonni profondi, adesso mi sembra che qualcosa stia cambiando. Benissimo, adesso c'è un ultimo
Allora, una comunicazione di servizio. I militanti della rete Nogesi o chi preferisce e vogliono venire a pranzo al castello di Proceno, mangiamo un breve brunch, diciamo, lì, e poi continuiamo la riunione interna alla rete. Quindi quelli che si sono, in genere le persone si sono già segnate stamattina, ma se qualcuno che non si è segnato vuole venire, c'è posto, diciamo, per tutti. Ci si arriva adesso. Io sono senza macchina, non so se Roberto viene. I miei amici Favero, dove sono andati? Sono andati tutti. Beh, insomma, qua sì, ci siete voi, ecco. Facciamo una fila di macchine, che ci diamo un appuntamento, sono 7 chilometri e si va in questo castello a Proceno, dove mangiamo e continuiamo la riunione. Di Proceno, castello di Proceno, è lungo la via Cassia, è una traversa della Cassia. No, ci sono 40 posti, 35 posti, ma insomma, ok. Bene, adesso do la parola al sindaco Ghinazzi per le conclusioni della giornata, e che continuiamo a ringraziare per l'ospitalità. Io ringrazio voi, non voglio prendervi per stanchezza, perché capisco che la mattinata è stata piuttosto lunga, ricca di spunti, di interventi, devo dire interessantissimi, anche perché hanno aggiunto elementi nuovi rispetto alla questione, quindi rispetto anche agli atteggiamenti che dobbiamo assumere riguardo queste iniziative. E io devo dire, colgo con favore la sollecitazione di Arezzini, no? Dico bene? Di Arezzini, riguardo alla necessità che ci sia un maggiore coinvolgimento, una maggiore intesa tra i comuni che in qualche modo sono interessati, perché fa un po' sorridere, no? Che il Ministero convochi solo Castelgiorgio per dire che ne pensate, no? Perché ora c'è andata bene, ma se Castelgiorgio avesse detto sì, era la fine, veramente la fine. Quindi io credo che su questi temi ad alto impatto, o comunque ad impatto diffuso, ci debba essere un coordinamento tra i comuni. Ora non abbiamo il luogo istituzionale per poterlo fare, perché non, cioè, qui abbiamo anche la comunità montana, che tra l'altro è in evoluzione, ma non può essere quello, perché tra l'altro non è interregionale, quindi è molto complicato. Però ci dobbiamo arrivare, perché il confine amministrativo non può essere un vincolo, come oggi, un vincolo allo sviluppo e un vincolo alla volontà anche di modello di sviluppo dei territori. Quindi su questo sono assolutamente d'accordo. Tant'è vero che la dichiarazione che noi abbiamo, che io ho mandato ai comuni limitrofi, ovviamente non ho messo la Miata, non perché non volessi coinvolgere i comuni della Miata, ma perché dico lì già ci hanno dato i problemi per conto loro, che io se gli vado a proporre il problema della fila, figuriamoci. Comunque devo dire che un po' tutti i comuni mi hanno già risposto positivamente. La dichiarazione è questa, ve la leggo, ma sostanzialmente ricalca quello che ho detto in apertura. Dopo il documento, qui faccio riferimento al documento sottoscritto il 9 ottobre del 2015, quello dei 25 comuni che hanno espresso il no, ancora una volta ribadiamo un deciso no all'insediamento sui nostri territori di impianti geotermici a media ed alta entalpia. Quindi questo non esclude che non ci possano essere un domani impianti a bassa entalpia, magari inseriti in un piano energetico locale. Le motivazioni non si basano solo sulle problematiche che questi impianti geotermici presentano, problematiche importanti, allarmanti, sollevate da comuni e associazioni ambientaliste, ma anche da eminenti scienziati, che hanno prodotto documenti comprovanti i rischi ambientali, conflitti di interesse, anomalie nelle procedure amministrative, con conseguenti ricorsi al TAR ed esposti alle procure della Repubblica. Il nostro è un no, ed è un no molto ampio, che non si limita a questi impianti geotermici o all'insediamento di altri impianti di produzione di energia, ma è un no ad insediamenti che possono compromettere i delicati equilibri ambientali e paesaggistici che caratterizzano il nostro territorio. Il nostro è un no politico, quello che dicevo
all'inizio. Cosa significa questo? Significa che al di là della sicurezza di questi impianti o quelli che potranno eventualmente essere proposti in futuro, dei vari via libera delle commissioni tecniche di impatto ambientale o altro, tali impianti sul nostro territorio non vogliamo che siano realizzati. Spetta infatti all'organo politico l'ultima parola sulla fattibilità di un progetto, perché è solo all'organo politico che spetta la competenza di operare un bilanciamento tra i vari interessi, al fine di individuare l'interesse pubblico concreto e preminente del territorio. Questa è la Corte Costituzionale, la sentenza numero 81 del 2013. E l'interesse pubblico concreto e preminente del nostro territorio è un altro. Infatti, da oltre 30 anni, i nostri territori portano avanti una politica di sviluppo legata alla valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, dell'agricoltura, dell'enogastronomia, alla valorizzazione del suo immenso patrimonio storico, culturale ed archeologico. La città d'Orvieto, Torre Alfina, Borgo Annoverato tra i più belli d'Italia, il lago di Bolsena, con i caratteristici comuni che sorgono lungo le sue sponde, ricchi di natura e storia, sono universalmente riconosciuti come patrimonio turistico e culturale. Gli interventi per la valorizzazione del territorio sono stati in gran parte realizzati attraverso strumenti finanziari pubblici di provenienza europea, nazionale e regionale, ma non solo. Cioè, non si capisce come, nel mentre noi parliamo della geotermia, la Regione Lazio finanzia il GAL dell'Alta Tuscia con ben 5 milioni di finanziamento per i prossimi anni. Come diceva prima il sindaco d'Orvieto, non si capisce perché parliamo di queste cose quando l'Orvietano è considerata area interna e gode dei finanziamenti della Regione Umbria in tema di sviluppo ambientale e turistico. Proprio fidando su questo tipo di sviluppo, anche i privati hanno investito su questo territorio, impegnando capitali, lavoro e speranze. Non possiamo far convivere sistemi di sviluppo fra loro in antitesi, e sarebbe incoerente quindi autorizzare interventi contrari alla politica di sviluppo che da decenni il nostro territorio sta portando avanti. Politica di sviluppo che, è bene ricordarlo, è stata individuata dalle tre regioni in base a precisi indici socio-economici che caratterizzano quest'area e che, sempre in base agli indirizzi e alle linee guida regionali, esclude talune tipologie di sviluppo. In particolare, il Lazio, come ricordava prima il consigliere Panunzi, ha proposto risoluzioni al fine di sospendere tutte le procedure per le autorizzazioni delle concessioni per la ricerca e la coltivazione delle risorse geotermiche a media e alta entalpia fino alla predisposizione di una carta idrogeotermica che identifichi le aree potenzialmente sfruttabili, nelle quali, soprattutto applicando il principio di precauzione, non vengano adottate decisioni atte a permettere l'insediamento di impianti pilota che possono essere fonte di danno e pregiudizio alla popolazione residente al territorio. La Toscana sta definendo la zonazione delle aree non idonee per l'utilizzo delle risorse geotermiche, nonché a disporre adeguate prescrizioni per il corretto inserimento degli impianti geotermici, ma questo sappiamo già che non basta, bisogna andare oltre. Qui evidentemente bisogna uscire un po' allo scoperto su quei dati che scaturiscono dalla sentenza di ottobre recentissima, no? Bisogna uscire allo scoperto, cioè il fatto che la centrale di Bagnore produca più inquinamento della centrale di carbone non lo sa nessuno, bisogna dirlo. No, chi lo deve sapere lo sa, ma non lo sanno i territori. Uno dei maggiori studiosi, il professor Basosi. Perché guardate, adesso mi permetto di fare una parentesi, non me voglio dilungare, ma una cosa la dobbiamo dire. Perché la Toscana? Perché l'Umbria? Perché sono state le prime regioni ad adottare la geotermia tra le fonti rinnovabili per la produzione di energia. Probabilmente l'hanno fatto anche in un momento storico dove tante notizie e tante non si avevano, no? È una cosa buona, dice, ma perché non facciamo, piacerebbe l'impianto di produzione di energia rinnovabile, non inquinante, come no? E chi direbbe di no?
no? Il Lazio buon ultimo, fortunatamente il Lazio sempre ultimo perché è arrivato molto dopo, e vedete ha reagito in modo completamente diverso. Probabilmente se avesse avuto la, diciamo, fosse stato investito 10 anni fa, avrebbe detto di sì anche il Lazio, sicuramente. Quindi io credo che è in atto un'inversione di tendenza da questo punto di vista. Dobbiamo aumentare il livello di comunicazione e di conoscenza, perché oggi ne parliamo, no? E cominciamo a sensibilizzare anche le coscienze, i cittadini, no? C'è molto interesse sul tema, ma fino a poco tempo fa non c'era alcunché. Da parte della è quello che dico, ma perché c'è questa maturità? E io dico grazie a voi, cioè grazie a tutte le associazioni che poi in realtà sono i cittadini, no? Perché poi a voi alla fine siete parte della società civile, e grazie alle associazioni che si sono mosse. Ecco perché io dico che siete preziosi non solo per il supporto tecnico che state dando, che è fondamentale, ma siete preziosi proprio per questa opera di sensibilizzazione. È un tema politico, deve diventare un tema politico, e per diventare un tema politico lo dobbiamo portare alla massima attenzione. E io questo confido che presto queste notizie che abbiamo appreso stamattina siano diffuse anche su quei sindaci del PD, che poi ora saranno pure così, ma chi io mi sento di quell'area. Beh, prendere soldi, chiaro che quando, scusate, adesso poi non voglio, è chiaro che poi quando 4 spiccioli o 2, come si dice, 4 denari vengono elargiti dall'Enel sul territorio, che poi si traduca in termini di acqua calda che viene distribuita, o si traduca poi il produttore di vino va a Ramengo, è chiaro che la popolazione, qual è l'atteggiamento della popolazione? Ma questo impianto porta dei benefici, no? Perché dovrebbe dire di no quello che risparmia il metano o che ne so io cosa, perché gli arriva il tubo d'acqua calda dentro casa, no? Perché dovrebbe dire di no? O perché deve dire di no il sindaco che si ritrova, come ha detto Guerrichini al sindaco di Castel Giorgio, sta rinunciando a 400.000 euro, è chiaro che, meno male, ma voi sapete come sono combinati i comuni, no? Sono combinati con 2 toppe di dietro e 3 davanti, per cui quando ci sono queste occasioni, in assenza di altre informazioni di rischio, no? Che dicono? Dicono sì, ovviamente, perché devono dire di no, no? Ecco perché è fondamentale la comunicazione e la conoscenza del fenomeno. Questa deve essere portata al massimo livello. Io mi auguro che tutte queste iniziative poi alla fine portino a questo, perché poi anche queste dichiarazioni che sto mandando in giro e che mi dice Arezzini che in qualche modo stanno arrivando, sono arrivate, spero che servano anche queste. No, noi abbiamo distribuito a Badia, ad esempio nella Laviata, abbiamo distribuito la lettera del sindaco, il documento del sindaco di Acqua Pendente, l'abbiamo distribuito ai nostri cittadini per farli capire come un sindaco ragiona diversamente. Può ragionare un altro sindaco. Abbiamo fatto propaganda. Può farmi piacere, però mi farebbe ancora più piacere se questo servisse ad alzare l'attenzione, a cambiare un po' la mentalità su questo tema. Vi leggo le ultime righe. È l'amministrazione pubblica quindi che deve farsi carico di questa responsabilità, perché l'aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, è un valore costituzionale da intendersi come valore primario. Corte Costituzionale, sentenza 151 dell'86 e 182 del 2006, non è frutto della farina del mio sacco, devo dire che mi ha dato una mano Solange in tutte le sue ricerche sulle fonti normative e soprattutto quelle costituzionali, ricordando la sentenza del Consiglio di Stato, quella che dicevo in apertura, la 3059 del 2016, in cui si afferma che l'ambiente e il paesaggio sono concetti fortemente compenetrati.
un valore che le amministrazioni devono tenere presente e dal quale non poter prescindere nello svolgimento delle attività alle quali sono preposte, con la conseguenza che anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente va considerato un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività. E questo, guarda caso, lo dice il TAR della Toscana, per esempio. Ecco quindi il perché del nostro netto no politico all'insediamento sul nostro territorio di impianti che possano compromettere i delicati equilibri ambientali e paesaggistici che lo caratterizzano e che si pongano in contrasto con la politica di sviluppo che il territorio sta portando avanti da decenni. Con questo vi ringrazio. Grazie al sindaco Ghinassi. Voi continuerete pomeriggio. Qui, no? Pomeriggio. C'era un prologo l'ho mandato, dell'onorevole Zaccagnini, rapidissimo. Sì, in realtà io, ringraziando il sindaco di Acquapendente, proprio li volevo. Mi era venuta un'idea mentre parlava del coordinamento fra i sindaci, come implementarlo, perché essendo interregionale effettivamente è difficile. Però l'ipotesi magari già c'è, però non lo so, di un distretto agroalimentare interregionale potrebbe, diciamo, noi abbiamo in previsione i distretti del biologico ora alla Camera e quindi e saranno interregionali. A quel punto, avendo un territorio a forte vocazione turistica o agroalimentare, si può in quella sede vedersi, coordinarsi, anche se sia di regioni differenti, nell'interesse ovviamente di portare avanti l'economia del territorio di questo tipo. Era soltanto un'idea, comunque lo ringrazio per la sua spiccata sensibilità.